Buongiorno, come va la vita? Come state? Avete passato un buon fine settimana? Spero di sì, dai! E bentrovati a Fisio Podcast, il primo podcast italiano di fisioterapia. Questa settimana parliamo di osteopatia, questa famigerata, da alcuni osannata, da altri criticata. Ma sappiamo veramente di cosa stiamo parlando? Lancerò qualche provocazione di quelle che si trovano in rete, che si sentono in giro. Le lancerò al collega dottor Marco Bergamini, osteopata, che ci darà spiegazioni sul perché queste affermazioni siano sbagliate o quantomeno riduttive riguardo un argomento che in questi anni è comunque alla ribalta e sul quale bisogna fare un'informazione corretta. Ci siete? Siete collegate alle cuffie e al Bluetooth? Via, cominciamo! A cura di fisioterapia in Appennino. L'osso sacro si muove, ma no, tutta fuffa. Siamo sempre più abituati a studiare i macro movimenti del corpo, cioè quei movimenti ben apprezzabili dagli operatori e facilmente filmabili. Ma il corpo esegue anche movimenti molto più piccoli come range assoluto, ma di una notevolissima importanza per la biomeccanica del nostro paziente. Uno di questi è il meccanismo respiratorio primario, che include la mobilità involontaria e fisiologica dell'osso sacro fra le ossa iliache. Questo movimento è coordinato ed esiste in quanto l'osso sacro è collegato all'occipite dal sistema delle meningi, core link, che determinano la connessione tra la sfera cranica e quella pelvica. Dei micromovimenti, l'osso sacro effettua la nutazione e la contronutazione su un asse passante per S2. Durante la fase di flessione la base cranica sale, trazionando verso l'alto il tubo durale e muovendo così l'osso sacro. La base si porta postero superiormente, percorrendo il lungo braccio, mentre l'apice si muove anteriormente verso la sinfisi pubica. Questo permetterà al sacro di verticalizzarsi. Nella fase di estensione cranica si verifica un ritorno elastico a una posizione neutrale del sacro. I movimenti del sacro sono fondamentali nella biomeccanica del sistema muscolo-scheletrico. Oltre ai movimenti conosciuti di nutazione e contronutazione, il sacro possiede altri movimenti adattivi, come i movimenti di inclinazione e torsione, fondamentali nel corso dei movimenti della colonna vertebrale. Questi micromovimenti, con una buona pratica, non risulterà difficile poterli percepire. Percependo questi movimenti potremo fare uno studio sulle disfunzioni al quale il sacro sarà sottoposto. Ma le manipolazioni non servono a niente, si sa. Già da decenni le manipolazioni vertebrali sono eseguite in osteopatia con varianti tra le differenti scuole anglosassone, spagnola, italiana. L'osteopata collabora spesso con colleghi ortopedici e neurochirurghi e decine di migliaia di trattamenti sono stati analizzati e valutati, così da evidenziare la validità dei risultati e la scarsissima insorgenza di effetti collaterali, presenti solo i rari casi di manipolazioni mal eseguite o mal riuscite, soprattutto se praticate da mani non esperte. Le tecniche vertebrali sono atti terapeutici praticati a soggetti che hanno ristrettezze fisiologiche, dolore, anche in situazioni non di sforzo. Ma queste tecniche, inoltre, sono indicate a quei soggetti che hanno superato la fase infiammatoria, ma continuano a soffrire di rigidità che limitano il movimento nella vita quotidiana. Le zone più colpite sono le zone lombari e cervicali. Questo dettato dal fatto che la curva lombare e la curva cervicale sono curve estremamente mobili. L'obiettivo dell'osteopata è il riequilibrio psicofisico del paziente con una ritrovata omeostasi, andando a individuare e a correggere le disfunzioni somatiche presenti. Per le evidenze cliniche post trattamento, io penso che le manipolazioni abbiano un buon riscontro, quindi mi sento di dire che sono una buona freccia nella nostra faretra.
il ritmo respiratorio primario. È impercettibile. Quello che senti è il battito delle arterie delle tue dita. Prima di valutare la possibilità o meno di percezione di questo meccanismo, a livello manuale osteopatico, comprendiamo per un attimo di cosa stiamo parlando. Il meccanismo si chiama primario perché è collegato direttamente alla respirazione dei tessuti interni del sistema nervoso centrale, che regola la respirazione polmonare e le restanti funzioni corporee. Inoltre, esso entra in azione prima della respirazione polmonare, secondo l'opinione di alcuni all'incirca nel quinto mese di vita fetale, e si può ancora percepire da qualche minuto a ore dopo la morte. Prende il nome di respiratorio perché rappresenta, come la respirazione polmonare, un processo ritmico che ha a che fare coi processi di scambio. Questo meccanismo è composto da differenti fattori: mobilità, motilità del cervello e del midollo spinale, fluttuazione del liquido cerebro-spinale, mobilità delle membrane intracraniche e spinali, mobilità articolare delle ossa craniche, mobilità involontaria dell'osso sacro tra le ossa iliache. Questo, a grandi linee, è ciò di cui si parla quando utilizziamo l'acronimo MRP. A mio parere, dopo una pratica attenta e rigorosa, esiste la possibilità di percepire tale movimento infinitesimale. Ma la questione che più mi sta a cuore quando pratico l'ascolto cranico su un soggetto è lo stato di benessere e rilassamento che si riesce a indurre. L'osteopata ha il compito di aiutare le persone in un miglioramento psicofisico, nel ritrovare quella compliance di benessere perduta, di far ritrovare al soggetto l'omeostasi che per varie ragioni, disfunzioni stomatiche, stress, ha perso. La terapia craniale è una truffa, le suture craniche non si muovono. Per rispondere a questa domanda è necessario fare una piccola premessa. L'osteopatia craniale si fonda su uno dei principi fondatori dell'osteopatia che afferma: il movimento è vita e che ogni essere vivente, fin quando mantiene la propria vitalità, è in continuo movimento. Da allora gli studi in ambito craniale non si sono mai interrotti, fino ad arrivare a dimostrare che effettivamente le articolazioni tra le varie ossa del cranio, le suture, hanno la possibilità di effettuare micromovimenti che si diminuiranno con l'invecchiare del soggetto, pur mantenendo una componente di elasticità sempre presente nell'osso in vivo. Tale movimento è stato denominato, nel suo complesso, meccanismo di respirazione primario. Nel movimento cranico si parla di una fase di inspirazione, in cui aumenta il diametro laterale della testa e diminuisce quello anteroposteriore, e in una fase di espirazione, in cui avviene l'opposto, cioè diminuzione del diametro trasversale e aumento del diametro longitudinale. Nell'adulto, le ossa craniche evolvono in ossa compatte, e tra la parte esterna e quella interna delle ossa, detto periosteo, si conserva una parte membranosa ricca di vasi e dell'innervazione tipica delle articolazioni, che costituisce il legame tra le varie porzioni ossee del cranio. Nonostante la varietà di forma, tutte le suture hanno la caratteristica di garantire elasticità e movimento alla scatola cranica e del massiccio facciale. A mio avviso esiste la possibilità di percepire questo movimento ritmico e di poterci intervenire. Tale possibilità di percepire, aumentare o riequilibrare i movimenti delle singole ossa permettono all'osteopata di utilizzare questa metodica di lavoro dolce per ottenere dei miglioramenti clinici su differenti problematiche. Ma c'è ancora chi fa differenze tra disfunzioni sacroiliache e iliosacrali, ma sono la stessa cosa. Le articolazioni sacroiliache si trovano alla base della colonna vertebrale, nel punto in cui l'osso sacro si articola con le ossa iliache. Queste articolazioni sono molto rigide e permettono solo pochi gradi di movimento, in quanto devono fornire la stabilità necessaria al mantenimento della stazione eretta e allo stesso tempo della locomozione. Le articolazioni sacroiliache possono diventare troppo mobili o troppo rigide e causare dolore a seguito di un trauma o a causa di un'eccessiva lassità dei legamenti. Si parla in questi casi di disfunzione sacroiliaca. Questa disfunzione si manifesta con mal di schiena associato a dolore all'inguine, al gluteo e lungo la parte posteriore della coscia,
In alcuni casi il dolore può arrivare fino al piede, simulando una sciatica. Anche se qua possiamo trovare delle concause. Ma dal punto di vista biomeccanico, non c'è distinzione tra le due ossa, che si articolano in una sola articolazione. Personalmente valuto la possibilità di intervento direttamente sull'iliaco o sul sacro, a seconda che trovi delle disfunzioni a catena ascendente o discendente. Considerando le diverse conformazioni ossee tra la forma e la superficie iliaca e quella del sacro, nel caso decida di utilizzare tecniche funzionali o di ascolto sensoriale, ho l'abitudine di tenerne di conto e quindi considerare due assi di movimento differenti, uno proprio dell'iliaco e l'altro proprio del sacro. Come vedete, ancora una volta, è la risposta che voglio dal paziente che guida le mie mani. Alla fine è sempre colpa del diaframma e dello psoas. Il diaframma e lo psoas sono due muscoli estremamente importanti nel nostro corpo. Topograficamente parlando, il diaframma si trova centralmente al torace e lo divide dalla cavità addominale. Occupa parte della regione epigastrica, ipocondriaca di destra e di sinistra. L'emicupla di destra è un po' più alta di quella di sinistra per far spazio al fegato. Il diaframma ha rapporti diretti con polmone e cuore cranialmente, mentre caudalmente con fegato, stomaco, milza e rene sinistro. Parlando di origini e inserzioni, il diaframma risulta ancora una volta uno dei muscoli più complessi. Dal centro frenico, l'apice della cupola per intendersi, partono tre foglie distinte che formano diverse inserzioni del muscolo stesso, a livello costale, dalla sesta in giù, a livello delle vertebre lombari, L1, L2, L3, e a livello del processo xifedeo dello sterno. Ma oltre all'inserzione delle origini, abbiamo un'altra questione importante da affrontare, i forami e le arcate tendine, che permettono a diverse strutture anatomiche di attraversare il diaframma. Forame della vena cava all'altezza di T8, forame aortico all'altezza di T12, forame esofageo all'altezza di T10, forami minori del pilastro sinistro e destro, e le arcate dell'iliopsoas. Ma non dimentichiamoci le funzioni peculiari del diaframma, che con la sua contrazione abbassa e aumentando la differenza di potenziale permette al polmone di gonfiarsi di aria. Il diaframma è il principale muscolo respiratorio del nostro corpo. In generale possiamo dire che una respirazione corretta, fisiologica, dovrebbe dipendere per l'80% dal diaframma e per il 20% dai muscoli accessori. E che dire dello psoas iliaco? La porzione iliaca parte anteriormente dalla regione del bacino all'iliaca e si inserisce sul femore. La porzione dello psoas parte dalla regione anteriore della colonna lombare D12 L4 e si unisce all'iliaco a livello del piccolo trocantere. Senza entrare troppo nel dettaglio, sappiamo che l'iliopsoas può flettere la gamba, flettere la colonna in avanti, aumentare la lordosi lombare, ovvero le normali curvature in avanti che hanno le ultime vertebre, portare il bacino in avanti. Dalla quantità di funzioni che svolge è facile capire che si tratta di un muscolo attivo in moltissimi dei movimenti che facciamo e per questo particolarmente importante nella biomeccanica del nostro paziente. Ma da studi recenti si sostiene che lo psoas è strettamente collegato alle nostre emozioni poiché è messaggero primario del sistema nervoso centrale attraverso il tessuto connettivo. Il muscolo è in comunicazione col diaframma, quindi anch'esso è coinvolto in fasi che interessano questa zona del nostro corpo, come la respirazione. Uno psoas contratto o in tensione cosa promuove? Promuove la sciatica, problemi delle vertebre, problematiche alle spalle, malfunzionamento degli organi localizzati nell'addome, problemi digestivi, degenerazione dell'anca e mestruazioni dolorose. Contestualmente questi muscoli ricoprono un'importanza elevata nella qualità di vita di soggetti affetti da disfunzioni somatiche, quelle disfunzioni che l'osteopata ricerca costantemente e tratta con le tecniche proprie dell'osteopatia. L'osteopatia non ha basi scientifiche, figuriamoci le EBM. La medicina basata su prove di efficacia è stata definita come il processo della ricerca, delle valutazioni e dell'uso sistematici dei risultati della ricerca contemporanea come base per le decisioni cliniche. Personalmente, credo che l'unicità della persona, della sua storia passata, delle sue condizioni sociali, di lavoro, di vita domestica, di attività sportiva e non, abbia sulle
considerazioni dell'osteopata, un impatto fondamentale per un piano di trattamento e per la ricerca di quelle disfunzioni somatiche che inficiano il benessere del paziente. Quindi standardizzare il modello di lavoro o le tecniche utilizzate, ancor meno il ragionamento clinico, in una casistica, a me non soddisfa. E questo credo sia un punto a sfavore di tutti gli operatori che ricercano la ricetta scritta per ogni problema. Penso che la sensibilità dell'operatore, legata all'empatia che si costruisce con il paziente, permetta un lavoro mirato sul singolo individuo, nell'istante in cui chiede l'intervento, perché, proprio in quel lasso temporale, con le abitudini di quel periodo, il soggetto ha perso l'omeostasi, il benessere psicofisico, che un osteopata deve essere in grado di far ritrovare. Dimmi la verità, hai preso una distorsione alla caviglia 20 anni fa. Te la scrocchio e ti passa la cervicale. Sia nella statica che nella dinamica, la colonna, gli arti inferiori e di conseguenza l'appoggio a terra, rivestono un ruolo determinante per contrastare la forza di gravità. A questo scopo si studiano e si apprendono le linee di gravità come la linea centrale, che rappresenta la forza che la gravità esercita sul nostro corpo. In stazione retta, ha una direzione e un senso, oltre che un campo d'applicazione teorico rappresentato dal centro di gravità, che può essere considerato la risultante delle forze peso di ciascuna componente organica e può essere rappresentata all'incirca anteriormente al soma di L3. In ogni movimento corporeo, ciascun segmento vertebrale si deve accomodare alle potenzialità di L3. Ma abbiamo altre linee interessanti, l'anteroposteriore e le linee posteroanteriori, che sono linee che partono dal limite superiore della colonna vertebrale e giungono sino all'estremità inferiore del complesso funzionale, attraversando i somi di D1 e D12 e le faccette articolari di L4 e L5. Le linee posteroanteriori partono dal margine posterolaterale del forame occipitale e si dirigono verso l'articolazione coxofemorale, del lato opposto, sino alla sommità del tetto ascendacolare. Si incrociano del normotipo a livello di D4 e D5, area considerata anche centro di gravità del tronco. A questo punto si delinea un pivot importante a livello di D4. Da un punto di vista biomeccanico, in questa zona abbiamo massimo grado di movimento della torsione del rachide. Una disfunzione a questo livello produrrà notevoli restrizioni di movimento con ampie ripercussioni sul sistema muscolo-scheletrico. Sempre considerando la statica e la dinamica, abbiamo anche gli archi funzionali, che da un punto di vista funzionale sono determinati dalla struttura e dalle sue modificazioni anatomiche. Gli archi funzionali hanno al loro interno delle vertebre, chiamate vertebre pivot, che hanno delle caratteristiche anatomiche e delle relazioni muscolo-fasciali particolari. Così l'orizzontalità di L3 condiziona la stabilità di D12. La mobilità di D9 salvaguarda la stabilità di D4. Lo stress gravitazionale aumenterà la sollecitazione di queste vertebre pivot, che saranno autonomicamente più attrezzate a sopportare i carichi gravitazionali. Dividiamo gli archi. Il primo arco va da C1 a C4, il secondo da C6 a D8, il terzo da D10 a L4. Ciò evidenzia che vi sono delle vertebre definite pivot, come prima vi spiegavo, e più precisamente esse sono C5, D9 e L5, che fungono da collegamento tra un arco e l'altro e sono di fondamentale importanza per il corretto funzionamento degli equilibri tra gli archi. Proprio per l'esistenza di questi archi funzionali, delle vertebre pivot, del centro di gravità, è possibile che uno squilibrio di carico statico o dinamico in una catena disfunzionale ascendente porti a una problematica nella regione cervicale. Questa può attenuarsi o essere risolta con un lavoro sull'articolazione tibiotarsica. Cioè, per spiegarsi meglio, possiamo variare le tensioni degli archi o sulle vertebre pivot cambiando la possibilità di appoggio statico o dinamico del nostro paziente. Bene, anche per oggi è tutto. Ringraziamo il nostro ospite, il dottor Marco Bergamini, per la sua disponibilità e la chiarezza. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che vi sia stato utile.
Sareste gentili a lasciare una valutazione di 5 stelle su Apple Podcast, iTunes o sulla piattaforma che utilizzate per ascoltarci. Sarebbe utile per migliorare la visibilità del podcast e raggiungere altri ascoltatori. Ricordatevi di condividere il podcast con gli amici, colleghi, di visitare il nostro blog www.fisiopodcast.it e la nostra pagina Facebook. Potete anche diventare sostenitori del progetto facendo una donazione all'indirizzo che trovate in descrizione www.paypal.me/fisiopodcast. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione. Le prossime 2 settimane sarò in ferie e quindi anche Fisiopodcast si fermerà, ma torneremo più carichi di prima con episodi interessanti e contenuti sempre aggiornati. Un saluto, un abbraccio dal vostro speaker e a presto! Back home again. Back home again. There was a time when she was in love, but one bad day she was left alone. Her heart was broken and it burned in flame. Since that. She's faking every night. It's only try to forget. Maybe one day she will find the road to the brightest star. Tears are falling from her sad blue eyes. That's not the way to get rid of her pride. The rain painting as she runs away. She takes off her smile and go back home again. The sun is shining now. She's got someone who can. She can leave this dark. Go.